che anche questo sta facendo con molti di noi. Cioè non è giusto che, signor prefetto, non è giusto assolutamente che un atteggiamento di serenità democratica e di sobrietà istituzionale che ha avuto il presidente Sparano possa passare per qualche responsabilità. Le responsabilità sono le mie e sono le nostre. Il presidente è stato soltanto una magistratura vicina al popolo, finalmente. Io vi ringrazio innanzitutto a titolo personale, ma sinceramente non dovete ringraziarmi, perché non abbiamo fatto assolutamente nulla. Se poi il ringraziamento è dovuto all'intervento che la magistratura lamentina ha inteso fare in occasione del passaggio della carovana antimafia, ovviamente vi ringrazio ulteriormente e me ne assumo interamente le responsabilità di quello che ho detto. Sono io che invece devo ringraziare, e devo ringraziare non come padrone di casa, ma nel senso che oggi non mi sento esclusivamente il presidente facente funzione di questo tribunale. Io oggi qui vedo, e a dir la verità l'ho vista nell'arco di tutte le giornate, insieme tutti coloro che partecipano all'attività giudiziaria e all'attività di un presidio di legalità quale un tribunale della Calabria, ma credo tribunale di tutta l'Italia ovviamente. E intendo dire che questa casa non è certo né dei magistrati, né degli avvocati, né dell'utenza, ma di tutti. Questa è la casa di tutti e qui oggi vedo rappresentati tutti, il mio personale amministrativo. Vedo un elemento veramente di unione, vedo i sindacati, vedo le istituzioni quanto mai vicine, tutti sono rappresentati qui. È veramente il caso di dire che mai come in questo momento sarebbe amministrata la giustizia in nome del popolo italiano. Una cosa esclusivamente, ma non è per polemizzare assolutamente, eccellenza, lei sa quanta estima e quanta vicinanza lei ha dimostrato alla città, eccetera, e a tutti. Sul concetto di indignazione, le assicuro che non è facile andare in un'aula d'udienza e indicare colui che ti ha fatto un'estorsione o un danneggiamento o qualcos'altro. Dobbiamo altrettanto indignarci, non dobbiamo pretendere da questa gente di essere eroi. Quello che dobbiamo pretendere è invece il mio parere, ovviamente questo è il mio parere esclusivamente personale ed è questo il motivo per cui sto intervenendo, ciò che dobbiamo pretendere è un sistema processuale, un sistema giustizia particolarmente efficiente. Quindi forse su... non ci sono dubbi al riguardo, ci mancherebbe altro. Sì, sì, sì. Assolutamente nessuna autoreferenzialità. No. Chiedo, forse sono... Niente eroi, niente marchi. Ma nemmeno in via anonima, mi pare qualche segnalazione, sta passando qualcuno. Ho detto una qualcosa diversa, lei forse ha interpretato male il mio pensiero. No, forse sì. Io non assolutamente non intendevo. Io ho detto 2000 volte nelle scuole della Venezia, in associazioni, qual è il mio pensiero? Mi dispiace che le dica questo, perché lei non sa probabilmente che gli esposti anonimi non sono processualmente utilizzabili. Però non è questo, io non volevo polemizzare con lei, volevo prendere, se io non, assolutamente, eccellenza, le chiedo scusa se lei ha
o se probabilmente è inteso male. Intendevo dire che dobbiamo maggiormente indignarci di fronte ad altre situazioni, dobbiamo fare di tutto affinché la magistratura lavori di più, come lei diceva, e sistema... Certo. E affinché... Da noi. D'accordo. Io la ringrazio tantissimo e mi spiace se probabilmente ha frainteso o mal interpretato quello che intendevo dire. Intendevo dire che questa che ciò che abbiamo affermato con riguardo alla soppressione del Tribunale di Lamezia Terme è esclusivamente una ciò che abbiamo ritenuto una causa giusta, in quanto riteniamo che sia un presidio di legalità. Non aggiungo neanche una parola in più rispetto a quello che ho già detto e ringrazio in modo particolare tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, la odierna iniziativa che mi sembra sia veramente un bel esempio di democrazia partecipata e non ho altro da aggiungere, grazie mille a tutti voi. L'eleganza e la sobrietà di capire che anche un attimo di chiarimento tra due personalità importanti può rafforzare la vita di questa nostra città. Il presidente Spadaro ha dimostrato in tutti questi anni una via importante di un cammino difficile ma molto molto significativo e importante della magistratura. A nome di tutti. Sì. Allora posso dire una cosa prima di lei? Il prefetto Repucci è la prima volta che un prefetto partecipa ad un'assemblea come questa in un tribunale. Noi abbiamo molto bisogno di Sua Eccellenza il prefetto Repucci e abbiamo bisogno del presidente Spadaro e siamo convinti che fra un secondo questo chiarimento sarà un'ulteriore forza di questo movimento. Prego, presidente, ancora. Dimenticavo di dire che la magistratura non indica assolutamente nulla, tantomeno io, eccetera, ma un ringraziamento particolare invece vorrei che giungesse l'eco dell'eventuale applauso che voi riterrete di fare a chi invece veramente ha dato un'indicazione forte di legalità in questa terra, che a mio parere ha compiuto ennesimi gesti di amore nei confronti di questa città, che è l'ex procuratore della Lamezia Terme. Anche io mi unisco a quello che lei ha detto, perché è così. Quello che lei ha detto ha del tutto ragione.